Lo Stato Maggiore della Difesa è presente con una miriade di novità tecnologiche alla seconda edizione del BBF ExpoCom di Roma. Ci troviamo nello stand dello Stato Maggiore della Difesa e siamo in compagnia del Tenente Colonnello Pier Vittorio Romano. La Difesa è presente qui alla seconda edizione del BBF ExpoCom con grandi novità tecnologiche soprattutto. Vorrei dire innanzitutto che in questo stand in forma unitaria sono presentati dei progetti ad alta tecnologia sia da parte dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri ed anche uno stand che fa riferimento a un progetto di telemedicina militare. Riguardo all'esercito, come potete ben vedere, la progettualità è il soldato del futuro, mentre l'aeronautica militare sta presentando un progetto per il controllo del traffico aereo. Lo stesso la Marina è un progetto che si avvale della collaborazione di più stati e fa sempre riferimento al controllo del traffico marittimo. E l'Arma dei Carabinieri in questo stand sta presentando la stazione CC Web e soprattutto un progetto innovativo dove voi vedete montati due demo, questo computer e anche l'altro già operativo su un appunto di servizio, è il progetto EVA, Advanced Vehicle Automation, il quale progetto ha la capacità di operare in forma automatizzata alcuni dei controlli che vengono effettuati su strada da parte dell'Arma dei Carabinieri, come il controllo a banca dati delle forze di polizia, del personale, delle targhe, eccetera, nonché poi in grado di operare una serie di automatismi che vanno sempre incontro alla sicurezza del personale. Al momento ce ne sono 20 unità in forma sperimentale ed altre ce ne saranno nel futuro. EVA, ovvero operatore artificiale, in ausilio ai militari che operano all'esterno. Una pattuglia, quindi, durante un controllo del mezzo, della persona fisica, è in grado in 30-40 secondi di avere tutte le informazioni sul soggetto o sul autoveicolo comunque fermato. La novità è che comunque il tutto avviene attraverso un voice control, cioè a comando vocale, quindi si interagisce direttamente con lo strumento, con il computer, con questo operatore, come ho detto prima, artificiale in ausilio ai militari, che sostituisce parzialmente il militare della centrale operativa. Ecco la dimostrazione del progetto EVA. Operatore, accertamento targa. Delta Lima 139 Victor Mike. Targa Delta Lima 139 Victor Mike. Inviare la richiesta. Invia richiesta. Richiesta inviata. Ecco, adesso siamo in grado, 30 secondi, il sistema si collega al nostro server, al comando generale e insomma, ripeto, una trentina di secondi arriva un messaggino con tutte le informazioni del mezzo controllato, quindi riusciamo nel giro di qualche secondo a individuare il soggetto e tutti i dati del mezzo fermato. Tra le varie funzioni questo operatore è in grado anche di attivare tutto quello che riguarda il sistema luci, sirene e lampeggianti, sempre chiaramente a richiamo vocale. Operatore, accendi le luci. Acceso la luce su. Operatore, accendi il lampeggiante. Lampeggiante attivo, come può vedere. Operatore, avvia la navigazione. Ecco, anche in questo caso chiaramente il militare che ha la guida del mezzo e chi le affianco, insomma, riescono senza toccare, quindi senza alcuna pressione, con touchscreen e né tantomeno utilizzando alcun tipo di tastiera, di inserire la destinazione e il luogo da raggiungere. Operatore, attiva video. Video attivato. Operatore? Comandi. Scatta foto. Ecco, come abbiamo visto, e soprattutto adesso la funzionalità qual è? Noi siamo in grado in questo momento di inviare questa foto al nostro comando generale dove c'è una centrale operativa e quindi
per qualsiasi tipo di attività, di indagine o altro, loro riescono in tempo utile ad avere tutte le informazioni dettagliate. L'unica cosa che abbiamo preferito, che ha preferito il nostro comando comunque, conservare come touchscreen il pulsantino di allarme. Attivando questo pulsante di allarme, in 5 secondi sono in grado, oltre a localizzare il mezzo, la posizione quindi ben precisa dove si trova il mezzo, anche riescono a visualizzare le immagini che hanno di fronte. Quindi, grazie all'ausilio della telecamera, loro in tempo reale, sì, diciamo qualche secondo, riescono a visualizzare le immagini e a capire che cosa sta succedendo, che cosa sta accadendo e del perché questo allarme è inviato dal mezzo. Voi immaginate, insomma, un posto di controllo che duri 10 minuti, quanti accertamenti è possibile fare? Quindi ottimizzare i tempi. Ottimizzare i tempi e ottimizzare anche fortemente, diciamo, l'operato sul territorio. Quindi direi una positiva ricaduta su quello che è appunto la sicurezza. Abbiamo, diciamo, progettato insieme all'Arma questo sistema proprio con questa precisa mission, quindi per fare sì, diciamo, che il cittadino sia maggiormente tutelato da questa istituzione, insomma, prestigiosa che è l'Arma dei Carabinieri.